Un riconoscimento importante anche che arriva dall'Unione Europea, testimonianza comunque del buon lavoro che si sta facendo in tema di raccolta differenziata e non solo. Sì, esattamente, questa è un'importante notizia che c'è la voglia di condividere con i cittadini, il cui merito è stato premiante anche in termini di risultati sul territorio teramano. Sabato abbiamo avuto la notizia del report di Zero Rifiuti, del report europeo che vede Teramo tra i capoluoghi più virtuosi e questo non può che essere un motivo d'orgoglio per tutta la comunità di Teramo che ha permesso il raggiungimento del 71,09% di raccolta differenziata, ma ovviamente non possiamo fermarci qui, questo è soltanto il primo passo. Sono tanti i finanziamenti previsti in tema ambientali, sono circa 30 milioni di euro, 28 dei quali legati al biodigestore e 2 milioni legati alla tariffazione puntuale, quindi all'implementazione delle ecoisole sul territorio, come spesso ci è stato richiesto, tra l'altro nei territori che ne usufruiscono, proprio per rendere più libera la fruizione del servizio. E 1 milione di euro legato invece alla sistemazione del centro di raccolta, quindi per renderlo un polo integrato a tutti gli effetti. Questo perché tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 non c'è soltanto l'aumento della raccolta differenziata, ma anche e soprattutto il recupero, quindi il concetto di recupero. Bisogna creare le condizioni sul territorio di Teramo sicuramente per recuperare i materiali che possono avere una seconda vita. E questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati.